Ragazzuole, buongiorno. Ma tu come fai a farti le unghie da sola, eccetera? Questo lo puoi mangiare, però. No? Ma io ti amissimi. Ragazzuole, buongiorno. Allora, niente. Oggi è sabato 30 novembre. Io mi sono vestita anche un po' alla cavolo, letteralmente. Anzi, forse penso che dovrò cambiare maglioncino, perché devo andare dal parrucchiere. Ho deciso che cambierò di nuovo colore. Cioè, nel senso, questo colore che mi sono fatta ritornerò tipo come ero, penso, l'anno scorso. Un po' sul balayage, però un biondo. Ho visto una foto, insomma, su Instagram, che ho come punto di riferimento, che non è chatouche, ma è proprio balayage, che è tutto sfumato, tendente al biondo caramello, quindi non è così tanto biondo, nel senso biondo platino, no? E nulla, insomma, quindi queste qui sono le mie condizioni adesso. Io li ho anche lavati perché erano in condizioni indecenti. Non lo so se vi capita anche a voi, tipo di non voler andare dalla parrucchiera con i capelli lerci, cioè, nel senso, erano veramente lerci ieri, ma proprio schifosissimi, insomma. E quindi ho deciso questo. Allora, forse qua si vede un po' meglio. Stamattina non mi trucco assolutamente, perché voglio un attimo lasciar respirare la pelle, anche se in questo mese l'ho lasciata respirare parecchio. L'unica cosa che mi metterò sarà un po' di mascara. Le lentine le ho messo le lentine colorate, penso che si noti perché comunque c'è un punto luce dentro l'occhio. E volevo farvi vedere il pre. Questo è il colore che avevo prima, vedete comunque quanto mi sono cresciuti. E volevo appunto sfumarli, tenere anche magari questo colore, schiarirli proprio un filo filo filo. Vediamo che cosa combino. So che la cosa che voglio fare non so se sia fattibile, perché io da poco, cioè comunque un mesetto che avevo fatto l'enne da sola a casa, quindi non lo so, ho paura che poi ci sia una brutta reazione proprio dei miei capelli. E quindi lo devo ovviamente dire che mi ero fatta da sola l'enne. Comunque sono proprio ritornati, cioè vedete, prima erano molto più scuri, adesso sono proprio ritornati biondi, ma comunque sia non sono neanche più sfumati, perché mi sono anche cresciuti. E nulla, quindi adesso andiamo. Ah, ieri sera, che era venerdì 29, mi sono fatta il semi permanente da sola, e sapete che a me piacciono molto questi colori qui, quindi me lo sono fatta molto easy, molto semplice, sperando che mi duri un filo di più, insomma, no, che mi duri un filo di più, che mi duri un po' di più. E nulla, così e così. Poi se magari non mi dura, magari per questo Natale mi farò il, come si chiama, magari non proprio a Natale, dopo Natale mi faccio il gel, vediamo. Però con lui me lo devo far fare, perché io ho il materiale anche a casa, ma non sono capace, non riesco con il gel. Non è poi così scontato, cioè col gel bisogna stare attenti. Invece bene o male, semi permanente, se pulite bene le unghie, grattate, così riuscite. Un po' di tempo fa qualcuno su Instagram mi aveva chiesto ma tu come fai a farti le unghie da sola, eccetera. Io un anno fa, o 2 anni fa ormai, feci un video riguardo,
Quindi diciamo che nel mio canale c'è e vi faccio vedere proprio anche all'interno del video tutto il kit, come lo uso, eccetera. Quindi era anche economico abbastanza quel kit, perché io l'avevo comprato su Amazon per circa 50 euro, sono passati 2 anni ancora io, se voglio farmi il semipermanente a casa da sola, che non sarà mai quello che ti fa l'estetista, perché io non sono un estetista, però voglio dire, se ho bisogno e comunque sia voglio avere le unghie che mi durino più di 5 giorni, lo faccio. Poi magari ci sono volte che magari mi viene bene e mi dura anche un mese, altre volte mi durano 15 giorni, che però è sempre meglio che solo una settimana, che tipo anche solo banalmente 5 giorni, o che magari dopo il terzo giorno che vi mettete lo smalto normale si sbecca. Quindi questo quanto. Vado. Sono scesa perché appunto all'alba delle 11 devo andare a fare sti cavolo di capelli, ma niente, mi è arrivato un pacco, quindi sto ritornando su. Tra l'altro è la lampada catalitica che ho deciso di regalare a mia mamma per Natale, è stupenda, quindi non vedo l'ora di usarla, cioè più che altro, vabbè, sì, diciamo un regalo condiviso. Allora, sono ritornata! Bionda, cioè bionda, mi sono fatta rifare il balayage e niente, mi piace tantissimo. A sto giro non l'ho fatto fare così tanto in alto, non so se l'avete notato, vedete, però lo preferisco così. Allora, noi si sta andando da Tiger, poi devo andare a passare all'outlet del dolce velocemente, fa freddissimissimo. Allora, ho preso il materiale. Casa, mi sono presa da scarpe e scarpe questa giacca, cioè questa specie di pile giacca, ma dentro il tessuto non so se si vede, è proprio pile. E il marchio è questo qui, tipo scuola nautica italiana, una roba del genere. Ed è tipo super leggera, super felpata. E c'è, tiene un sacco caldo, ci sono tipo le tasche fuori, dentro anche qua ci sono tasche. E anche qui c'è una tasca, no, è una figata assurda, perché volendo la potrei utilizzare anche proprio come giacca di metà stagione. Però funge anche da pile proprio. È carina, quindi penso che la utilizzerò proprio come passepartout, volendola si può utilizzare anche in tirocinio, quindi è super. E poi c'ho anche il cappuccio, ovviamente. Questa costava inizialmente, aspettate, cavolo è il prezzo, oddio, non c'è più, qua, costava 69,99. Ma io non l'ho pagata praticamente quasi niente, perché l'ho pagata scontata, vabbè, avevo già uno sconto mio da scarpe e scarpe, perché essendo cliente che ho la carta a volte ti arrivano gli sconti, e niente, boh, mi piace veramente un sacco. Comunque, volevo dirvi che ho preso il materiale per fare il calendario dell'avvento, e quindi adesso ci mettiamo a farlo.
Io stavo filmando, ma mi si è scaricata la batteria. Niente, stavo preparando tutti i regalini. Guardate qua, non dico niente, ma questo è l'effetto speciale. Devo capire quando inserirlo. Allora, oggi è il 1° di dicembre e io sto finendo ora di registrare, cioè di fare l'immagine copertina del vlog, del vlog, ciao, del video che deve andare online oggi, quindi insomma, ce l'abbiamo fatta. Io nel frattempo sto lasciando esportare questo, adesso lo devo mettere in carica. Con questi capelli mi sa che sono da rilavare e rifare i boccoli perché sono ghiaccianti. Niente, comunque sia... Anzi no, ho deciso che faccio i boccoli e poi me li rilavo quando ritorno stasera. Ho deciso appunto che dovevo andare online oggi, quindi mi dovevo muovere insomma. E dovrei anche finire di montare questo vlog, cioè questo vlog qui della giornata di ieri di oggi che unirò. E metterò penso online lunedì, dai, tanto per iniziare la settimana insomma. E poi penso che andrò avanti di weekly perché sennò... Come facciamo? Io ieri alla fine ci ho impiegato 6 anni a fare il pacchetto. Comunque poi dopo, cioè, quando vado su da Marco, perché oggi mangio da lui, e glielo faccio vedere e vi faccio vedere insomma tutto il pacchetto. Comunque sia, in camera mia c'è un disastro letteralmente. Io devo ordinare tutto perché appunto poi dopo andiamo a pranzo da Marco, poi penso che faremo l'albero insieme, quindi magari filmo qualcosa. Bella. Bella, bella. E dopo vi devo far vedere proprio nei dettagli il calendario dell'avvento, vi faccio vedere l'unboxing per bene, insomma. Dyson qua a terra, io mi preparo perché sennò non arrivo più da Marco. Volevo anche rifarmi un attimo i boccoli, ma come faccio? Mamma mia, in questo momento sembrano paglia sti capelli, comunque li ho proprio rovinati subito. Infatti penso che adesso me li rilaverò e mi rifarò i boccoli un attimo per sembrare un minimo decente, ecco. Speriamo che gli piaccia. Ragazzi, come cavolo piove, cioè... E c'è tutto un senso dentro, però lo capirai il 25. Sì, vabbè amore, spacca tanto... E come si fa? Devi cercarli ogni giorno. Ma quante robe fai? Amore, ma è il calendario dell'avvento. Poi vabbè, dentro a dire la verità c'è un giorno. Ma... In base... Però ecco, no, aspetta, ci sono degli accorgimenti. Allora, sono quasi robe che tu adesso non puoi mangiare. Lo so, però vabbè. Però se no non era un calendario dell'avvento. Aspetta. Però aspetta, c'è una regola. Devi sempre leggere i bigliettini prima di aprire ma qualsiasi secondo pacchetto. Te? Ovvio. Sì, ho fatto i post-it al contrario questa. Che sennò non sapevo come farli. No.
Vai, apri, 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 apri. No. Questo lo puoi mangiare però. No? Ma io ti amissimo. Io torno a casa che è già buio, yeah! Buonasera, allora è passato un lasso di tempo lunghissimo. Perdonatemi che sì, io mi sto facendo praticamente i boccoli, non vorrei andare a dormire con questi, però con almeno i capelli un po' mossi sì, al massimo appunto li riaggiusterò domani mattina, adesso vedo un attimo perché vorrei cercare di trovare un metodo un po' alternativo, ecco, per poterci andare a letto, dormirci e avere i capelli in ordine il giorno dopo. Diciamo che tenere su questi ci sta, io i capelli li ho appena lavati, però insomma, è un po' scomodo per andarci a dormire, quindi ho detto vabbè, mi faccio un attimo i boccoli, vedo come sto e poi prima di andare a dormire li sciolgo per forza e magari allento praticamente una treccia per tenerli mossi per domani. Non lo so, mi sono fissata che rivoglio di nuovo i miei capelli mossi, ma non posso farmi la piastra tutti i giorni, cioè l'arriccio capelli tutti i giorni, e quindi devo trovare un metodo alternativo, insomma. Comunque sia, io sono tornata a Milano e prima ero appunto, sono stata un po' da Marco perché non vi ho raccontato una mazza, mi sa, però diciamo che lui ha dovuto fare appunto questo intervento alle tonsille e è ancora in fase di ripresa post-operatoria. Oggi ne ho approfittato dato che comunque era una settimana che non ci vedevamo, allora ho detto vabbè dai, almeno sto un po', insomma, sto un po' su da lui. Abbiamo anche fatto l'albero, ne abbiamo approfittato, avrete sicuramente visto dalle clip. È stato super contento del calendario dell'avvento e vabbè, penso che adesso di giorno in giorno vi farò vedere e che cosa farà, se ovviamente ci vedremo e tutto. E niente, sono super felice che l'abbia apprezzato, insomma, che gli sia piaciuto. Niente, comunque sia, io vi saluto. Diciamo che questo qui è stato un weekend un po' soft iniziale, di ripresa, anche di relax, però guardate che cosa mi aspetta già da domani mattina. Ho fatto un attimo un calcolo delle pagine, cercare di finire questo libro. Non so come farò, ragazzi, ma devo farcela assolutamente, ce la farò, speriamo. Buonanotte e ci vediamo, insomma, ci vediamo sicuramente nel weekly vlog.